Non solo per poter acquisire qualche risultato, ma anche per poter essere al via. Non sto qui a ricordare quello che è successo, che ormai tutti lo sanno, e adesso sto seguendo questi giorni i miei compagni da vicino, anche per starli un po' da vicino. E prima ti ho detto sì, oggi è meglio, certo, una tappa come oggi, le condizioni, salita che è molto difficile, strada sterrata, insomma, oggi è meglio star qua a commentarlo. Ecco, e commentiamo quanto è avvenuto sino adesso. Jocko con Pagnino all'attacco nella prima parte, poi il recupero di Van der Veller, Amstin all'attacco. Direi la sorpresa è questo Van der Velde, che in questi due ultimi giorni non ha fatto vedere molto, anzi ha accumulato... No, ha fatto vedere molto come ritardi. Ha accumulato del distacco, e aveva, mi sembra, 1:50 il gruppo quando c'erano via Jocko e... Intanto ecco che Breuking si è riportato su Amstin, hanno un minuto di ritardo nei confronti di Van der Velde. Ecco una coppiata importante, Breuking-Amstin. Praticamente un chilometro o due Van der Velde è riuscito a annullare il distacco di Jocko e Pagnin e andare all'attacco. E evidentemente oggi è la sua giornata, e come è riuscito a scollinare penso che ormai riesca anche a arrivare all'arrivo. È una discesa molto difficile. Ma direi di sì, anche perché presenta dello sterrato in discesa, un tratto di 3 o 5 chilometri, adesso non mi ricordo bene, 4 chilometri, ecco, e quindi c'è anche la facilità di cadere o di forare, quindi finché non si vedranno sarà molto difficile, ecco, fare di pronostico. Quindi una discesa che rende praticamente impossibile colmare i ritardi. Ma direi di sì, anche perché il Gavi è una delle salite più impegnative del giro, quindi... Ognuno ha dato dentro quello che aveva da dare, e difatti i distacchi si vedono, anche la maglia rosa è un po' in difficoltà, sono tutti sgranati, quindi vuol dire che oggi sono andati in battaglia. Secondo te è possibile fare un pronostico su questo giro? Ma direi a questo punto, a parte il Chiocciolo che fino adesso ha fatto vedere delle cose molto belle che fino adesso non aveva mai fatto vedere, abbiamo visto un Amstin molto brillante, ha confermato la prova del Selvino, e sicuramente sarà un cliente molto difficile per la vittoria finale, anche perché si presenta la cronoscalata del Vetriolo, che lui è uno dei favoriti in questa classifica. E poi questo Breuking, che fino adesso è rimasto un po' sulle ruote, però vedo che risponde molto bene all'attacco di Amstin, adesso sono insieme, quindi direi che sono i due uomini da battere in questo momento. Allora, in attesa che entrino in funzione le telecamere mobili, break con il Giro d'Italia dei Dilettanti. Sì, facciamo partire le immagini della registrazione del Giro d'Italia dei Dilettanti, mentre vi ricordo che in questo momento Chioccioli sta difendendo la sua maglia rosa, la sta perdendo per soli 2 secondi, quindi Chioccioli ha la possibilità in discesa di ritornare su Amstin, o quantomeno di neutralizzare una parte. Ecco le immagini registrate questa mattina, anche i dilettanti hanno fatto la tappa Chiesa, Valmalenco, Bormio, ma non hanno fatto né l'Aprica né tantomeno il Gavia, hanno avuto il Gran Premio della Montagna soltanto nel finale. Sono partiti circa un'ora prima dei professionisti, il passaggio a Sondrio, dopo che c'era stato un tentativo di una ventina di corridori che poi sono stati ripresi. Dopo Sondrio si era formato al comando un gruppetto con 7 uomini, Bianchini, Bottaro, Bittante, Belen, Trubin, e Ivan Parolin e Niederberger. Poi a Tirano, dopo 43 chilometri, hanno perso contatto Bittante, Bianchini e Trubin, e quindi sono rimasti al comando i 4 uomini. Questi 4 uomini a Grossotto, dopo 55 chilometri dalla partenza, avevano un vantaggio di 1 minuto e 45, mancavano a quel punto 30 chilometri alla conclusione, il loro vantaggio di 1:45 su un gruppo di 40 unità, mentre il resto del gruppone era segnalato a 6 minuti e 20 secondi. A Grossio, dopo 58 chilometri, il vantaggio si porta a 2 minuti e 5, poi c'è stato, ecco, vediamo le immagini, il passaggio sul Gran Premio della Montagna. Scusa un attimo Giorgio se ti interrompo, Gran Premio della Montagna, Passo del Gavia, Bernard è passato con un ritardo di 4 minuti, Visentini a 5:40. E questo invece è il Gran Premio della Montagna di San Martino, situato in prossimità dell'arrivo a Bormio. Qui vediamo proprio quelle zone di cui si era parlato anche nel servizio di Maurizio Vallone, di cui si è parlato più volte, la zona franata, e le immagini erano veramente spettrali e veramente da
far considerare. Ecco, dopo il passaggio sul Gran Premio della Montagna, lo svizzero Niederberger entra in questo lungo tunnel da cui si esce poi per affrontare la discesa su Bormio. Lo svizzero Niederberger non è stato ripreso, anche se intanto alle sue spalle si muovevano Piero Bon, Passera e Pulnikov. Passera è il fratello di quel Camillo Passera che è professionista, e Alberto Passera che gareggia nella Emilia B. Ecco la discesa verso Bormio e ora vediamo poi la conclusione a Bormio, l'arrivo del corridore svizzero Herbert Niederberger che vince questa tappa del Giro d'Italia dei dilettanti, ma la classifica resta immutata. Dunque successo di Niederberger davanti a Pulnikov, poi c'è Piero Bon, Passera, Konischev, Lelli, Uslamin, Zaina, Lanfranchi e Bottaro. Classifica generale immutata con Uslamin in maglia rosa con 14 secondi di vantaggio su Ugrumov, 21 su Zaina, 1:21 su Konischev, Piero Bon, poi Carcano a 1:29, quindi situazione praticamente immutata anche nelle classifiche, la maglia di rosa di Uslamin, quella ciclamino di Konischev, quella a bianca di Lanfranchi, quella verde di Lelli, quella azzurra di Ugrumov. Niederberger, il vincitore del 65 è di Lucerna. Questo è tutto per quanto riguarda il giro dei dilettanti, di cui vediamo ancora la parte conclusiva, la fase conclusiva alle spalle di Niederberger. Ecco di nuovo la ripetizione dell'arrivo, la conclusione, e possiamo lasciare le immagini dei dilettanti per tornare di nuovo sulla conclusione di questa tappa dei professionisti, 14esima tappa, Chiesa Valmalenco Bormio di 120 km con l'Aprica, sul quale è passato Joho con Pagnin e il gruppo guidato da Piccolo, poi il Gavia, sul quale si è scatenata l'azione di attacco di Amstin, che sta attaccando la maglia rosa di Chioccioli, rispondendo e quasi usando come trampolino l'azione dell'olandese Van de Velde alla ricerca del suo riscatto. Sul Gavia è passato in testa Van de Velde, ora i corridori sono in discesa, vediamo l'aggiornamento perché dai distacchi che hanno Amstin e Chioccioli nei confronti di Van de Velde dipende chi sarà il leader della classifica oggi. Bloccato dal freddo, Johan Van de Velde si è fermato, ha chiesto l'intervento dell'ammiraglia, Valdemaro Bartolozzi si è immediatamente portato sull'olandese per cambiargli gli indumenti ormai completamente zuppi d'acqua e di neve. Quindi la situazione, Amstin e Breuking al comando, Johan Van de Velde ancora accanto all'ammiraglia di Valdemaro Bartolozzi, è una situazione che ci ricorda un po' quelle del Rolle e del Bondone, i passaggi al Gran Premio della Montagna, Gavia a 25 km dalla conclusione, Johan Van de Velde a un minuto, l'olandese Breuking e lo statunitense Amstin, a 2:12 lo svizzero Zimmermann, a 2:20 il tandem toscano Giovannetti Chioccioli, a 3 minuti Delgado, Hernandez e Vinnen, a 3:30 Giupponi e Pagnin, a 4 minuti Broi, Bernard, accanto al quale il Fido Madiot, il campione di Francia, a 5:40 Visentini, a 4 minuti Vandelli, a 5:40 Visentini, e tra Vandelli e Visentini la coppia Tomasini-Finazzi. Adorni. Ma direi una tappa interessantissima soprattutto, è abbastanza drammatica per il clima, il freddo, purtroppo nel giro, nelle corse ci vogliono anche queste, certamente non abbiamo fatto apposta a far nevicare per la corsa, non è la prima volta che succede durante un Giro d'Italia che avvengono fatti del genere, e credo che qualcuno forse abbia sofferto soprattutto il freddo e l'altitudine, perché i 2600 metri fanno dei brutti scherzi, ma il freddo in particolare credo sia un fatto negativo per molti corridori. Delgado aspettava il caldo su queste montagne per poter vincere il giro, Visentini che normalmente è sempre andato forte in ritardo di quasi 6 minuti, quindi uno sconvolgimento generale, e credo che questa prima tappa, perché domani c'era ancora lo Stelvio di questo giro, sia direi di queste tappe molto dure, sia importante per capire poi in effetti la classifica nei prossimi giorni. Tengono le azioni di Giovannetti e di Chioccioli in rialzo, quelle di Breuckling, Amstin e Zimmermann, cadono quelle di Delgado, crollano addirittura quelle di Bernard, incredibile il ritardo di Visentini. Ma crollano e cadono, io credo che se domani faccia freddo come oggi
può darsi che abbia ancora, quindi i corridori, abbiamo notato che l'altro giorno Rominger ha perso 16 minuti, ieri ha vinto alla grande, Van der Velde erano due giorni che non andava, riposava, diciamo che riposava, oggi è andato all'attacco, poi è stato preso dal freddo. Sì, ma bene, d'accordo, però bisogna fare anche un distinguo fondamentale fra gli uomini in classifica che ogni giorno devono essere là nelle prime posizioni con questo stress psicofisico e quelli che come Rominger o Van der Velde oggi possono permettersi il lusso di perdere dei quarti d'ora e poi fare l'exploit, quindi va vista sotto una duplice ottica la corsa degli uomini di classifica e le sparate di Van der Velde oggi e di Rominger ieri. Questo certamente. E magari di Sørensen domani. Questo certamente, però io credo che nelle grandi montagne, soprattutto nelle tappe come queste, ci sono degli sbalzi, non tutti i giorni si è in condizioni, molto spesso i corridori non recuperano dalla fatica che si fa oggi, soprattutto il grande freddo credo che abbia bloccato molti corridori. Abbiamo visto prima le immagini della vetta che nevicava e quindi sotto la neve il corridore non ha più i riflessi, i muscoli non rispondono più come prima. Non tutti sono portati per soffrire e per direi sopportare il freddo. E credo che questo sia un po' la classifica dei passaggi. Vicentini adesso diceva Radio Corse, si è fermato anche lui per vestirsi. Quindi io ricordo anni fa... Ci sono proprio errori di valutazione. Mi ricordo che Gaul nella famosissima tappa del Bondone era in gravissimo ritardo. Ha optato per uno stop, si è fermato, si è cambiato, si è rifocillato, ha ripreso e ha recuperato. Quindi ci possono essere anche degli errori di valutazione, degli errori di alimentazione. Ma può anche essere, però credo che soprattutto non sia solo questo aspetto, cioè qui si scala il Gavia e si scende a Bormio. La tappa del Bondone di Gaul hanno continuato a salire e scendere sulle montagne che nevicava, quindi il freddo è stato molto più lungo e molto più intenso, corridori presi direi dal freddo non riuscivano più a muoversi, ci sono delle immagini fotografiche anche filmati dove i corridori le portavano dentro che sembravano dei merluzzi dal freddo, quindi io ricordo solo il Rolle perché siamo arrivati quell'anno sul Rolle che hanno fermato il giro e c'erano veramente dei corridori che erano stremati ma dal freddo, non tanto la fatica. Pensi che questa sia realmente la montagna più difficile del giro? 9 km e mezzo di ascesa da quota 1585 a quota 2621 con una pendenza media del 10,5% con punti al 18% e gli ultimi 4 km sterrato. A queste difficoltà già terribili si aggiungono quelle atmosferiche. Direi che Toriani quest'anno ha fatto un giro bello, ha cercato di farlo all'antica se vogliamo su queste montagne e abbiamo avuto sfortuna che abbiamo trovato la neve e il freddo. Però io sono d'accordo su queste montagne perché in effetti si vede esattamente il valore dei corridori e perlomeno si vivono giornate diverse che da quelle normalmente che si vede quando si arriva in gruppo, perlomeno quasi tutti assieme. All'antica o un giro moderno, ci rivolgiamo ad Argentina. Non esiste quest'anno il vero tappone, il tappone con 4-5 colli ma tappe brevi con importanti salite. Argentina, giro all'antica o giro moderno? E poi... Cosa significa un giro moderno, mi devi spiegare? Ma direi, se mi sente parlare qualche mio collega che è lì sotto l'acqua, ma dice questo qui è sotto la neve. La neve è seduto là, ma direi che se vogliamo riconquistare un po' di gente, credibilità, bisogna ritornare in questi percorsi e prendere anche la neve se necessario, perché non porti, diciamo, pericolosità da parte dei corridori. Accorciando le tappe direi che stiamo lo spettacolo, i distacchi si vedono lo stesso e direi si limita, diciamo, le ore di sofferenza che per il corridore è anche meglio. Ecco, molti si domanderanno in questo momento, ma come si proteggono i corridori? Come si alimentano i corridori in una tappa come questa? Come si vestono? Ma qua è difficile alimentarsi, la tappa è corta, d'altronde chi riesce a mangiare con tutta questa asperità è quello che riesce a salvarsi di più. Vestirsi, andare su... Intanto scusa se ti interrompo, Radio Giro comunica che molti corridori chiedono qualcosa per scaldarsi e coprirsi agli spettatori. È quello il guaio, perché andando su uno meno roba ha e meglio sta, perché respira meglio e sente caldo. Naturalmente nella discesa, bagnato com'è, rischiano di prendere gli accidenti e difatti anche i congelamenti, perché se si fermano vuol dire che... Oddio, da quando corro io non è mai successo che... Ci fermiamo dai spettatori. Ultime notizie, Amstin solo al comando della corsa quando mancano 11 km d'arrivo. Ti chiedo scusa se ti ho interrotto, ma era una notizia importante. Direi per 15 secondi su break. Per concludere sono da ammirare quelli che riescono ad arrivare all'arrivo. Oggi penso che sia stato uno sforzo molto grande per tutti questi
corridori affrontare questa tappa in queste condizioni e arrivare all'arrivo. Noi ti ringraziamo, quando tornerai a correre? Ma ancora non abbiamo fatto dei programmi ben precisi perché ancora persiste il dolore. Io mi auguro entro 8 giorni di riprendere ad allenarmi. Buon lavoro e arrivederci a presto. Giorgio. Situazione dunque aggiornata con l'attacco di Andrew Amstin, approfittando anche del cedimento di Van der Velde, che non aveva fatto i conti con la discesa, con il freddo della discesa, con il vento che viene incontro e quindi con i panni che vengono gelati praticamente dopo essere stati bagnati dalla pioggia, dalla neve. Chiaramente affrontando la discesa le condizioni sono molto molto più difficili dal punto di vista proprio della temperatura, del freddo. Forse Van der Velde, un po' anche per la fatica che ha fatto della sua lunga scalata in solitario del Gavia, ha affrontato non preparato la discesa e questo lo ha bloccato, e allora è venuto fuori Amstin, che era con Breuking. Anche lui sta patendo, abbastanza curioso questo fatto, due olandesi, cioè due corridori diciamo più presumibilmente abituati, ecco intanto che stiamo per vedere Amstin, più abituati a condizioni climatiche di questo genere, sono staccati da un americano, un corridore che si poteva presumere fosse meno adatto a questo tipo di situazione. Eccoci ora sulle immagini di Andrew Amstin, che da solo, protetto da questa mantellina che sembra quasi una buccia di cipolla per quanto è sottile e leggera, protetto da quella mantellina, ma probabilmente riscaldato dalla voglia di vincere. Dalla voglia di vincere, ma dal traguardo che troverà, dalla maglia rosa, da questa concretizzazione di questo suo scopo, sta andando verso il traguardo di Bormio. Andrew Amstin da solo verso Bormio, 10 km alla conclusione. E 10 secondi di vantaggio su Breuking, mentre sono passati due primi e 30 secondi e nessun corridore ancora segnalato alla nostra postazione cronometrica. Giovannetti e Chioccioli 3:30, e intanto, a parziale giustificazione del ritardo di Visentini, giunge notizia che Roberto Visentini si è fermato per 4 minuti proprio per rifocillarsi, per cambiare i vestiti. Allora, Andy Amstin, dopo Greg LeMond, che è stato il primo statunitense a vincere il Tour de France, Andy Amstin, che non aveva nascosto alla vigilia le sue ambizioni di vincere il Giro, va verso il traguardo di Bormio. Il suo vantaggio sta continuamente, costantemente aumentando, mentre ecco che ora la telecamera sull'elicottero cercava di scoprire cosa avveniva alle spalle di Amstin. 4:15 per Giupponi. Allora, la situazione, quando mancano 9 km alla conclusione, Andy Amstin 10 secondi su Breuking, 3:30 su Giovannetti e Chioccioli, 3:54 sull'olandese Vinen, 4:15 su Giupponi, 4:30 su Tomasini. Per contro, vi ricordiamo, ecco che intanto Breuking si sta riportando nella scia di Amstin, l'olandese Breuking, che l'anno scorso aveva terminato in giro in terza posizione dopo aver conquistato la maglia rosa nel corso della prima tappa. Riepiloghiamo la classifica generale: Chioccioli in partenza aveva 33 secondi di vantaggio su Zimmermann, 55 su Visentini, a 1:10 su Giupponi. Andrew Amstin, detto Andy, a 1:18. Boulder in Colorado, quindi abituato all'altitudine, e vale la pena di ricordare che il 70% dei corridori statunitensi che partecipano al Giro d'Italia sono tutti originari di Boulder in Colorado. La formazione diretta da Mike Neal, da quel Mike Neal che è stato il primo americano a venire a correre in Italia per permettersi questo suo hobby. Lavorava come operaio a Prato, è lui l'uomo che ha spinto la formazione, la Onved 7-Eleven, a ritornare al Giro d'Italia di quest'anno dopo aver optato per il Tour per due stagioni consecutive. Ma ha detto: veniamo al Giro non solo per fare una grande figura, veniamo al Giro per vincere.
pensavamo, e giustamente Giorgio Martino aveva parlato di americanate, di sbruffonate. Col passare delle tappe il pericolo Andy Hempstead si profila sempre più sicuro, mentre ecco che Adorni continua a chiedere, a passare informazioni. Il professor 13, medico di gara, ha chiesto un locale per ricoverare i corridori all'arrivo. Sì, perché dice che sono molto intrezzite dal freddo, quindi per poterli soccorrere subito, preparare coperte, qualcosa di caldo, perché certamente forse non i primi, ma quelli che sono un po' più staccati soffriranno certamente di più dei primi. Anche perché tra, come normalmente avviene in questo tipo di corse, tra i primi e l'ultimo gruppo passano spesso tre quarti d'ora. Beh, certo, a parte quello, certamente i primi sono portati per la vittoria. Ecco, intanto che Breuking si sta portando nella scia di Hempstead, quindi un ulteriore vantaggio per Hempstead, perché potrà avvalersi anche della collaborazione di Breuking negli ultimi chilometri. Dicevo che certamente gli ultimi che arriveranno, ecco qua Breuking, presi dal freddo, quando arriveranno avranno dei problemi, quindi occorrerà dare coperte, qualcosa di caldo per poterli soccorrere, ma penso che l'organizzazione, guarda che Breuking sta andando via, forse anche Hempstead in questo momento è in difficoltà. Breuking non si è neanche fermato, ha tirato dritto per la sua strada, e ora è Hempstead che sta soffrendo anche lui la crisi di freddo. Breuking l'ha raggiunto, l'ha superato senza neanche fermarsi un attimo, probabilmente si era accorto immediatamente che Hempstead era anche lui in difficoltà. Del resto il fatto che il ritardo fosse stato annullato così rapidamente poteva far sospettare che anche Hempstead cominci a risentire delle sofferenze di questa giornata. Ci sembra però che Hempstead regga ancora bene. Vediamo, ecco la situazione, vedete Hempstead è stato sì superato in tromba, come si dice in gergo, da Breuking. Breuking si era portato dall'altra parte della strada, ha avuto un attimo di reazione, si è voltato per vedere come andava Hempstead, però ci sembra che Hempstead regga ancora bene. Queste immagini chiariscono molto bene la situazione. Per quanti si fossero messi in ascolto e in visione in questo momento, ricordiamo che stiamo trasmettendo in diretta le fasi conclusive, mancano ormai circa 6 chilometri al termine della 14ª tappa, da Chiesa di Valmalenco a Bormio, 120 chilometri con il mitico Gavia nel finale, due uomini al comando, l'olandese Breuking e lo statunitense Hempstead. La maglia rosa Chioccioli ha un ritardo di 3 primi e 30 secondi, sta inseguendo in compagnia di Giovannetti, il nuovo leader della classifica generale Hempstead. I passaggi a 9 chilometri dalla conclusione, Hempstead, Breuking a 10 secondi, Breuking poi l'ha ripreso e l'ha staccato. Poi a 3.30 Giovannetti e Chioccioli, a 3.54 Winner, Giupponi a 4.15, poi Tomasini a 4.30, Delgado a 5.20, Bernard a 6.12. Crollo di Delgado e di Bernard. Crollo di molti corridori, in effetti, sono solo, poi ce ne sono altri intermedi, ma di Visentini ancora non si sa il tempo, quindi questo sono tappe abbastanza drammatiche, certamente quelli che sono stati presi dal freddo, perché se noi notiamo i passaggi sul Gavia non sono così disastrosi, ha fatto più disastro ma l'avevamo detto nella precedente intervista con Argentina, avevamo proprio puntualizzato che la discesa era molto più pericolosa, molto più difficile dell'ascesa, una discesa che non consentiva recuperi, mentre ecco che ora la nostra telecamera è proprio nella scia di Andy Hempstead. Io vorrei aggiungere una cosa, a questo punto la situazione può modificare, perché Breuking, che ha un ritardo in classifica di 1.45 contro l'1.18 di Hempstead, se lo scavalca, se lo distacca di una quindicina di secondi, considerando la buono, gli guadagnerebbe 5 secondi se Hempstead arriva secondo, però a questo punto Breuking forse sta intravedendo lui la possibilità rosa, di mettere non soltanto la vittoria ma anche la maglia rosa. Forse Breuking si sarebbe accontentato di arrivare insieme ad Hempstead e poi magari vincere la tappa, ma a questo punto, se in effetti, ecco qui vediamo 1.45 contro l'1.18, quindi ci sono pochissimi secondi di distacco fra Breuking e Hempstead, se in effetti l'americano è in difficoltà e se Breuking se n'è accorto, ecco la puntualizzazione dell'attuale classifica con la quale dobbiamo fare riferimento, considerando i 20 secondi di buono al primo e i 15 al secondo, a questo punto potrebbe esserci un ulteriore colpo di scena, il nuovo leader potrebbe essere Breuking e non soltanto Hempstead. Abbiamo visto però che Breuking si è voltato in un attimo, che stava cercando di trovare un rapporto più congeniale. Ma in questi momenti è difficile sapere esattamente cosa,
cosa ha pensato questo belga. Certamente lui è olandese, ha guardato da dietro per capire dove era Armstrong, perché non manca molto l'arrivo, quindi ormai se era il momento di forzare, andare a tutto o aspettare Armstrong per andare all'arrivo assieme. Certo che l'aver staccato un po' di ritardo più l'abbuono potrebbe diventare maglia rosa, quindi questo lo certamente stimola di più. E una soddisfazione del genere forse Peter Post, che aveva inghiottito bocconi a mani per tutta la stagione con una delusione incredibile nella prima parte con i vari Van der Arden e compagnia bella, che hanno deluso in maniera clamorosa nella prima parte delle classiche, non solo, ma con Plancaert e Anderson addirittura primo e secondo in una classica come il Giro del Fiandre. Ecco, però vediamo che Breuking, siamo ai 2 chilometri, che Breuking continua a voltare. Beh, certo, sta guardando dietro, anche perché non c'è molto da riposarsi. In discesa si va giù a 80 all'ora, quindi ogni tanto certamente guarda dietro per capire, perché col freddo così non c'è neanche molto movimento, sono tutti irrigiditi. Ha cominciato a ripedalare adesso, ecco, si riguarda ancora. E tu mi insegni che quando un corridore si volta troppo... No, non vuol dire niente. Io credo che, a parte la temperatura, sia frescolo. Cioè, il fatto stesso che abbia passato Armstrong senza neanche fermarsi in atto vuol dire che qualcosa in più aveva. Ecco, Armstrong che non è molto lontano, però c'è un sufficientemente distacco. Ma Armstrong mi sembra proprio che l'abbia preso il freddo in questa parte. Quindi una crisi da freddo? Beh, penso di sì, perché ormai manca un chilometro arrivo, quindi no, eccolo. Ultimo chilometro della 14ª tappa del Giro d'Italia, da Chiesa di Valpalenco a Bormio, 120 chilometri, una tappa con due gran premi della montagna, quello della Prica, dove Joco è transitato primo davanti a Pagnina, 50 secondi piccolo, poi il Gavia, il leggendario Gavia, a quota 2621, sul Gavia i passaggi Van der Velde a 10 secondi, a 1 minuto Breuking e Armstrong, a 2.12 Zimmermann, a 2.20 Giovannetti e Chioccioli, a 3 minuti Delgado, Hernandez, Winnen, a 3.30 Giupponi, Pagnin, Broi, Bernard, Madiot, a 4 Vandelli, a 5 Tomasini Finazzi, a 5.40 Visentini. Poi nella discesa l'attacco dell'americano Andy Armstrong, Breuking lo ha raggiunto e lo ha superato a 6 km dalla conclusione, ed ora l'olandese Breuking vola verso il traguardo. Vi ricordiamo che la classifica questa mattina vedeva Chioccioli maglia rosa con Zimmermann, lo svizzero a 33 secondi, Visentini a 55, Giupponi a 1.10, Armstrong a 1.18, Bernard a 1.26, settimo Breuking a 1.45. Ed ecco che l'olandese Breuking, che l'anno scorso aveva terminato il giro in terza posizione dopo aver conquistato la prima maglia rosa, si sta ormai avvicinando al traguardo. In grave ritardo anche Visentini, vittima di una crisi di freddo, una giornata terribile a livello atmosferico, pioggia dall'inizio alla fine, neve addirittura sul Gavia. Ed ecco Breuking che si aggiudica la tappa. Breuking, l'olandese Breuking vince. Ora vediamo a Andy Armstrong a 8 secondi, quindi Armstrong conquista la maglia rosa. E ora vediamo il gruppetto degli inseguitori. Andy Armstrong è riuscito a limitare il suo ritardo dopo la violenta crisi, forse dovuta dal freddo, nella terribile discesa del Gavia, quando Breuking lo ha preso e l'ha superato. Sembrava che Breuking non solo riuscisse a conquistare la vittoria di tappa, ma anche il primo posto in classifica generale. L'americano Armstrong di Boulder in Colorado è riuscito a limitare il ritardo a soli 7 secondi, quindi Andy Armstrong è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Per 15 secondi aveva 27 secondi di ritardo, ne ha recuperati 12, 5 di abbuono più i 7 del distacco, e c'è da notare che Breuking si è attardato, ha perso un paio di secondi per esultare, alzare le braccia, 2 secondi. Non si sa mai che cosa potranno significare nel proseguimento. 2 secondi che secondo te potrebbero significare una maglia rosa persa? Per oggi no, però visto che spesso si è giocato veramente sul filo dei secondi, potrebbe anche darsi, abbiamo visto Rominger che non è mai riuscito a mettere la maglia rosa sempre per 2 o 3 secondi.